Certo, 19:95, siamo qui in un nuovo video di Boom Beach e come promesso avrei portato un aggiornamento su Boom Beach, su quello che c'è stato aggiornato. Naturalmente prima vi farò vedere cosa ho potenziato nel frattempo. Allora, dopo l'ultimo cannone al 18, ho potenziato il secondo e il terzo. E adesso manca solo il quarto e il quinto, ma ci vogliono ancora un po' di risorse. Poi nell'arsenale, oltre al Bengala 7 che vi ho fatto vedere la scorsa volta, ho potenziato il kit medico al 19, il bomba shock al 6 al massimo e il fuoco di isolamento al 14. Ok, perfetto. Ora le altre cose devo accumulare risorse, ma ci dovrei arrivare. Presumo. 3.800.000, secondo me con l'oro ci posso arrivare abbastanza facilmente. Va bene, comunque, e prima di iniziare volevo anche dirvi che stasera ci dovrebbe essere la live di Minecraft. Però considerate che potrebbero essere degli imprevisti, tipo la mia famiglia non vuole, un imprevisto che ormai è implementato nella vita. E il secondo motivo potrebbe essere problemi di salute. Perché comunque in quello che non mi sono rimesso ci vorrà un po', però non vi posso lasciare senza live, voglio farvi una live da oggi, così almeno torniamo sul ritmo, però non so come sto generalmente. Quindi avendo dei problemi potrebbe essere che se io faccio la live o verso, cioè io potrei farla di 2 ore la live, però non, cioè, potrei stopparla anche a mezz'ora prima, potrebbe anche essere così. Oppure potrebbero esserci delle pause in mezzo in cui non faccio niente perché sono andato, cioè, problemi di stomaco, quindi devo liberare qualcosa. È brutto, è brutto, cioè, ragazzi, è brutto. È una cosa bruttissima. Quindi voi sostenetemi, mi raccomando, che mi fa molto piacere che mi sosteniate in tutto questo periodo di malattia. Comunque, vabbè, gemmina, ovviamente, perché devo fare la missione delle gemme. Poi la pietra prendiamo, ci serve molto di più. Come potete vedere ho 9.900 diamanti, magari averli su Minecraft, però vabbè, se l'avessi su Minecraft potrei fare quello che voglio, quindi è un po' ingiusto. Penso che su Minecraft comunque perfezioneremo la farm di pesca se possibile, perché forse ho dato un metodo migliore, però non lo so, non lo so. Tanto sicuramente le strade dobbiamo allungarle un po' di più, perché dobbiamo costruire nuovi edifici e quindi ci serve più strade per costruire, perché non possiamo costruire edifici senza la strada che ci arriva, se no, cioè, non è il nostro villaggio. Va bene, comunque, come aggiornamento hanno messo le war, praticamente le battaglie, che non so, non credo siano nelle battaglie da clan, però sono battaglie singolo che sono le warship, come si possa chiamare così. E tramite questo tasto vicino alle missioni puoi andarci. Noi siamo il 48 nel clan, quindi se volete entrare ci sono due posti liberi. Mine Combat si chiama il clan, in inglese Mine Combat. E questo praticamente è il nostro villaggio a statunitense. Non ho fatto niente perché volevo farlo con voi. E cioè, diciamo, hai due sale macchine come il quartier generale praticamente. E 4 torri cerchini e 4 metri. Naturalmente l'obiettivo è sconfiggere le sale macchine. Se tu sconfiggi le sale macchine, cioè, hai vinto praticamente. Se sconfiggi quelle, hai vinto. Poi, facendovi vedere altre cose, noi abbiamo questi chiavi qua che sono gettoni di sblocco. I gettoni di sblocco si trovano nelle casse delle corazzate. Siamo per sbloccare i contenuti praticamente, per sbloccare nuove tecnologie. E questi qua grigi sono quelli che ti fanno potenziare le tecnologie che hai praticamente. Adesso vi faccio vedere l'albero delle tecnologie. Il tasto qua di fianco della torretta con la freccia verde che si sposta probabilmente, cioè, probabilmente è per ordinare gli edifici, toglierli, rimetterli e metterli a posto. Ma per ora abbiamo questo spazio, quindi non ci serve più tanto. Questo baule è come il baule delle scorte praticamente, cioè, più stelle fai, più vittorie fai, più accumuli, cioè più accumuli stelle, più prendi i premi che ci sono lì, ci sono lì, presumo.
Poi, se noi andiamo qua nella tabella dei potenziamenti, possiamo fare un sacco di potenziamenti. Naturalmente, più vai avanti, più potenziamenti serviranno un livello quasi generale più alto. Perché serviranno? Questo nodo ti permette di scegliere tra 3 opzioni. Potrei usare solo una di 15, pensaci bene. Ma adesso non possiamo sbloccarlo, quindi non serve a niente. Per sbloccare questo, serve il municipio 22. E io ce l'ho al 18, quindi per arrivare qua devo potenziarmi sull'altro villaggio. Praticamente è come un secondo villaggio, praticamente. Quindi, cioè, non male, è come se scoppiassero un po' da Clash of Clans, appunto. Come appunto Clash Royale ha copiato la scalata dei trofei da Brawl Stars, qua hanno copiato da Clash of Clans, per essere un po' più simili. Però non è, cioè, copiato no, però qualcosa sì, sicuramente. Poi ci sono le leghe, naturalmente. E vabbè, se guardiamo la squadra, dovrebbe avere l'operativa. Vabbè, c'è chi già in lega incredibile, però vabbè. Lagga un po' la zona lega ancora perché è un aggiornamento fatto da poco. Praticamente il più avanti della mia squadra sarebbe 14 al 100. Ma va bene, io non ho ancora iniziato apposta per farlo con voi, quindi cioè, per forza sono ancora all'1. Non ho fatto proprio niente. E praticamente legno, vabbè, questo non è argento, è pietra. Che più sale, naturalmente più è la medaglia è migliore. Ferro, oro. E diamante, credo. E poi queste sono le leghe leggendarie che sono varianti in gradi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 è l'ultimo, 10 con 3 stelle. A parte che se è solo 10 con 3 stelle non c'è un 10 con 1, 2 stelle, però vabbè. Manca una stagione, dura praticamente un mese e vabbè, così cioè, pian piano si sale, si migliora. E poi penso che ogni fine mese ritorna all'inizio, anche se non so se tu arrivi in Lega Leggenda, magari ti rimane, ti fissa in Lega Leggenda, ti abbassa lo fai come se fosse Clash Royale, però non ne sono sicuro. Comunque, andiamo qua, potenziamo qualcosa. Cioè io direi potenziare questo, perché comunque io sapete come sono fatto, io potenzio sempre, lo so che forse sbaglio, ma potenzio sempre il primo e lo porto sempre avanti, ma non so se poi poi, cioè, con la fine della stagione anche i potenziamenti si resettano. Questo non lo so. Spero di no, ma non ne sono sicuro. Praticamente qua aumenta di 2 unità la barca se la potenzi, quindi, cioè, non è male, insomma. E naturalmente questi ingranaggi qua simboleggiano il tuo livello di tecnologia, il tuo livello di potenziamento. Più tu potenzi qualcosa, più ti dà, scritto anche lì sopra, ti dà 15 punti ingranaggi e ti aumenta il livello di esperienza, se così si può dire. Va, vedi, 55. Se abbiamo il 3, per portarlo al 4, a 4 tacchetti, dobbiamo prendere 92.000 di gettoni argento. E vabbè, da più 4 di livello, però è un po' difficile nel momento. Vabbè, per adesso possiamo andare avanti. Magari se io mi ritengo qua i punti, non so se anche questi punti che ci sono qui in alto, 10 dorati e 24.000, so che sono un po' lento. 24.000 d'argento sono, vabbè, che a parte che in questo video sono malato, ma vabbè, lasciamo stare. E 24.000 d'argento spariscono se tu li tieni lì a fine stagione. Non lo so questa cosa perché è appena uscito e non si sa molto bene, non si è molto ben informati ancora. Io proverei ad attaccare la prima volta con voi perché non ho mai attaccato, infatti mi sta facendo il tutorial. Seleziona le truppe che vuoi schierare prima di iniziare la battaglia. Le serve sono sempre in allenamento per essere pronte a combattere. Ah, comunque non so se per quelli che hanno il municipio, quelli che stanno vedendo questo video e hanno il quartier generale a livello basso, possano entrare direttamente a fare queste battaglie, non ne ho idea. Però
quindi non lo so, scusate se non lo so, ma non, essendo un quadrigenale 18 non posso sapere se è un livello più basso, essendo un livello quasi al massimo, perché 18 è 2 il massimo, quindi 18 non è molto lontano, non lo posso sapere. Puoi anche scambiare una truppa con un'altra all'inizio dello scontro, come il villaggio turno di Clash of Clans. Ah, queste, le truppe devo sbloccare nell'albero tecnologico? Beh. Come se non avessi niente. Info? Posso fare info? Non posso fare info. Allora, io direi di preparare tutte queste. Posso prendere anche questo qua? Ah, ok, posso mettere delle altre. Ah, ok. Ah, non posso mettere altre truppe perché non ho spazio. Però io avendo comunque, posso fare queste truppe perché io avendo nell'albero tecnologico sbloccato questa qua potenziata abbastanza, posso mettere già 18 truppe e poi delle barche di più, quantità 6 perché ho potenziato il veicolo. E io quindi posso attaccare con 18 per 6, 60. So che non vuole fare niente del calcolo, ma io quando devo fare i calcoli ci tengo. 48, 6, 108, 100, sì, 108, 108, sì, va bene, 108 truppe, 108 fucilieri, vediamo come va con 108 fucilieri, io non lo so, livello 1 contro, c'è ancora un livello 1 in giro, pensavo fosse tutti i livelli alti, ma. Ok, due, perché lui 2 e io 1? Vabbè. Allora, se non si attacco, ok. Vai, vai, attacchiamo. Vai, attaccate. Però quanti sono? Cioè, faranno qualcosa. Spero. Ah, comunque come, proprio come la base del notturno, perché se tu attacchi l'altro deve attaccare il tuo. Quindi ci sarà sempre. Un attacco equivalente. Dai che lo buttiamo giù. Secondo me che lo butto giù per primo ho vinto. Ai. Perfetto, ho vinto io, perché la sua barra è andata giù e io ho buttato giù tutta la sua roba. Quindi adesso cosa mi dà? Spareggio. Sarò di pari. Anche lui ha fatto 100%. Ma la sua base è andata giù prima della mia, perché lui ha scritto un tempo minore. Quindi pensavo avesse vinto lui. Però la sua base è andata giù prima, quindi quel tempo lì indica quanto tempo è la sua base è andata giù, non quanto ci ha messo. Spareggio sale le macchine restanti per cercare di distruggere il tempo rimasto. Abbiamo distrutto anche le macchine. Il secondo spare lo spareggio va sul percentuale degli edifici e sul terzo spareggio va sul tempo rimasto. Ci ho messo 3-5 secondi, lui ci ha messo 3-14 secondi, quindi ho vinto io. Vittoria, 2 stelle. Stellessa per la prima vittoria del giorno. Ah, per vittoria del giorno da 2 stelle invece di 1. Va bene, vabbè, non male. Ripeto, è la prima volta che ci gioco, quindi non so, non sapevo, cioè non so come funzionano, quindi appunto sono come all'inizio, come se stessi giocando all'inizio. No, secondo me le ricompense vanno ogni lega che raggiungi. Quindi secondo me più avanti potrebbe essere che ci servono più stelle per le varie bowl. Presumo. Intanto ne ho fatte due. Non male. Poi c'è qualcosa di. Vittoria contro Botao. Grazie. Botao naturalmente non poteva competere con Johnny. E quindi ha perso ovviamente. Va bene, cioè. Sono fortissimo. Quanto serve potenziare questa qua che. Avere più truppe non è male. 92.000, beh, ovvio. Va bene, ho fatto un punteggio mio.
Ok, almeno sono 28esimo nel clan, quindi quantomeno visto che ho iniziato adesso. Va bene, andiamo di là. Va bene, comunque, quindi c'è la badale sia a questo villaggio che all'altro. Quindi ditemi voi se comunque preferite che sia questo. Vabbè, questo è naturale che vi faccio vedere solo il primo edificio potenziato. Perché comunque farmi un video per ogni edificio uguale potenziato viene un po' noiosa la faccenda. Però farvi. Cioè, io intendevo nell'altro villaggio, quello Worship, quello che vi ho fatto vedere oggi, quello che cui riguarda questo video qua, perché comunque vi ho fatto questo video apposta per l'aggiornamento delle Worship. Ditemi comunque se vi piacerebbe vedere ogni singolo attacco che faccio di là. Cioè io non gioco di là, ci gioco soltanto quando faccio il video. Così magari vi può interessare meglio. Cioè naturalmente per l'inizio, poi magari più avanti posso fare anche off camera, perché comunque essendo che io devo salire, devo potenziarmi tutto, penso che debba comunque giocarci di più. E quindi non posso fare un video di bombice al giorno. Però magari per l'inizio, poi più avanti potremmo decidere e vedremo un attimo come giostrarci le worship, se usarle nel video o quant'altro. Perché su questa cosa ne sono indeciso, quindi faccio decidere anche a voi. Va bene, ci vediamo stasera su Minecraft in live, se non ci sono problemi, non c'è nient'altro, perché sapete che cioè, in questo periodo vabbè, problemi. Comunque, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi auguro una buona giornata. Noi ci vediamo stasera, se è possibile. Lasciate un commento, condividete il giro, lasciate un like se non l'avete ancora lasciato. E iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando. Noi ci vediamo stasera e alla prossima.